avuto la fortuna che mia figlia mi ha raccontato subito tutto dal primo giorno, dal primo messaggio che si è mandato. Era una questione di voti. No, no, è solo un approccio, cos'era? Eh sì, perché lui è comunque un professore moderno, simpatico, alla mano, non è quello di una volta. La ragazzina magari sembra un po' che possa piacere questo professore. Però la ragazzina magari ci, tra virgolette, ci può stare, no? Si infatua un po' di un professore, di una persona più grande. E lui deve stare al suo posto. Cosa si aspetta adesso lei, da madre? Cosa mi aspetto? Beh, innanzitutto io ho una figlia che sono fortunatissima, mi racconta tutto, quindi sono tranquilla sotto quell'aspetto. Lui spero che sicuramente, sicuro non venga qui dentro. No? Spero che non venga qui. Che facciano, che sia un po' in carcere quello che gli si merita. E comunque tanti genitori di tante ragazzine dovrebbero seguire di più le figlie femmine, secondo me, come genitori. Anche magari ascoltarle di più. Ascoltarle e farsi dire tante cose. Magari si poteva fermare dall'inizio sta cosa. È possibile che nessuno si sia accorto di nulla e che a spingere la sua compagna di classe a denunciare sia stata la sua amichetta. Sentite. Ma il professore lei lo conosceva? Lavorava qui fino a un mesetto fa, poi non l'abbiamo più visto e poi è uscito strappato. Normalissimo, cioè, io non avrei mai pensato una cosa così. Ho avuto anch'io per vie traverse, non lo so, non so dirle di più. Già era stato condannato precedentemente, riabilitato, dopodiché è rimesso e ha fatto di nuovo la stessa cosa. Gente che si comporta così non accudeva, già la prima volta non dovevano già farlo tornare. Penso che se non l'avessero trasferito, l'avessero insomma già spostato da un'altra parte, questo non sarebbe successo. Perché lui prometteva dei falsi voti alle studentesse. La ragazza l'hanno denunciato. Sicuramente più di un caso, ecco. Lui magari prometteva dei voti più alti, magari se la ragazza diceva, beh, studio di meno. Professore, un'istituzione, deve stare al suo posto, non. Però non parlerei proprio di violenza o di. Perché comunque era consenziente. Per carità! Non doveva assolutamente. Allora, prometteva voti più alti, così le ragazze che magari non avevano molta voglia di studiare diceva vabbè, allora magari ci sto così studio meno. Allora, il problema vero è che ad un certo punto una testimonianza ha detto ma se l'avessero trasferito forse tutto questo non sarebbe successo. No, il problema non è se l'avessero trasferito. Perché nel momento in cui vieni condannato a 2 anni e qualche mese per lo stesso reato e poi vieni riabilitato all'insegnamento, allora qualche domanda noi oggi ce la vogliamo fare. E la vogliamo fare anche i nostri ospiti. Rita Dalla Chiesa, buongiorno. Buongiorno. È un problema di ruoli. È un problema di ruoli. Nel senso che la ragazza in qualche modo da ragazzi si potrebbe anche essere infatuata, no? di questo professore. Può succedere che ci si infatui di un professore, ma il ruolo del professore è quello invece di non attecchire sulla psiche di una ragazza dicendo se vieni con me ti faccio studiare meno. È questo il problema, perché è lui che ha usato come coercizione, anche leggera, anche quello che ti va, una coercizione comunque sulla psiche della ragazza. Questo credo, ci sono delle psicologhe vicino a me, sì, quindi non posso. Adesso le vogliamo sentire, intanto volevo sentire il Moige innanzitutto, poi Marino del Palumbo, poi gli altri ospiti, Biangelo Perrone, l'avvocato qui Calabretta, Marco Ferraglioni. Allora, questo professore, però vi faccio riflettere su questo prima. Questo professore è stato riabilitato, ok? Da chi? Perché? In che maniera? Con quale diritto? Sentite. È successo anche 10 anni fa, dicono. Dicono che sia successo anche 10 anni fa.
può essere accaduta una cosa del genere? Un professore che aveva tra l'altro un precedente specifico. Niente, infatti, quello è una cosa strana. Perché c'era questo precedente? Non lo so. Come sia potuto accadere non lo sappiamo, però è successo. La domanda ricorrente è perché? Perché un professore con un precedente specifico torna a insegnare? La spiegazione è in quella riabilitazione penale ottenuta a norma di legge che ha permesso al 45enne di ottenere di nuovo la sua cattedra. Il sospetto, diciamo che c'era già l'anno scorso con una di queste. Sempre con una con la stessa ragazzina? Sì. Con una con cui è successo quest'anno. Nella scuola c'è imbarazzo, la dirigente scolastica ha parlato la settimana scorsa ai giornali. Avevo chiesto all'ufficio scolastico regionale come comportarmi, mi era stato risposto che era un suo diritto tornare a insegnare. Ora ha scelto di non rilasciare altre dichiarazioni, considerato che c'è un procedimento penale in corso. Non hanno detto niente, non ho fatto trapelare la voce. Proviamo a fermare all'uscita da scuola e alla fine uno accetta di parlare. Io per esempio non sapevo nulla del suo passato. Non vi avevano dato nessuna informazione? Assolutamente no, posso garantirlo.